Cari amici di All For Shooters, forze dell'ordine, la Cassazione sull'uso di armi in caso di necessario arresto di un veicolo. La sentenza di riferimento è la sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione numero 35962 del 2020. Vediamo prima di tutto i fatti. A Tizio, appuntato scelto dei carabinieri, veniva contestato l'uso imprudente ed illegittimo dell'arma d'ordinanza poiché a seguito di denunce esposte da alcuni cittadini si era posto sulle tracce di un SUV che era stato rubato, il quale una volta raggiunto dalla pattuglia ripartiva a gran velocità. A quel punto Tizio esplodeva alcuni colpi in direzione del veicolo, con l'intento di colpire le ruote ed arrestarne così la repentina fuga. Dalla perizia balistica effettuata in sede di processo emergeva che uno dei colpi esplosi da Tizio in direzione degli pneumatici del veicolo rimbalzava sull'asfalto, colpendo Caio, uno degli occupanti del veicolo, alla nuca, riducendolo così in fin di vita. Seppur ampiamente dimostrato che l'intenzione di Tizio fosse quella di arrestare la marcia del veicolo in fuga, la Corte d'Appello non aveva voluto sentire ragioni, argomentando la propria decisione di condannare Tizio a mesi 7 e giorni 10 di reclusione dal pagamento delle spese processuali a favore di controparte. I motivi della condanna in appello. Prendendo in esame la sentenza di condanna emessa nel secondo grado di giudizio, notiamo subito come i giudici abbiano immediatamente rilevato come, seppur acclarato l'intento esclusivo di arrestare la marcia di un veicolo in fuga, escludendo così l'intento ulteriore di uccidere, l'uso dell'arma sarebbe apparso, a detta dei giudici di secondo grado, del tutto ingiustificato. In particolare i giudici sottolineano come l'uso dell'arma sia stato sproporzionato rispetto a quelli che potevano essere i mezzi di difesa dei malviventi, i quali si limitavano a scappare senza nel concreto assumere alcun comportamento di fatto pericoloso nei confronti degli agenti e dei cittadini nei paraggi. In particolare, sempre sulla base di quanto emerso dalle perizie, al momento dello scatto in avanti del veicolo e della successiva fuga, gli agenti che stavano procedendo all'identificazione degli occupanti del veicolo si trovavano ai lati dello stesso e non davanti, escludendosi così, seppur non totalmente, l'eventualità di un investimento. I giudici sottolineano ancora che l'uso dell'arma da parte di Tizio sia stato ancor più ingiustificato, poiché l'uso stesso, almeno sulla base delle circostanze in cui era avvenuto, non era stato compiuto per sventare una violenza, quindi un comportamento attivamente ed intenzionalmente pericoloso nei confronti degli agenti, ma per interrompere un comportamento consistente nella sola fuga. I motivi del ricorso di Tizio. Tizio, chiaramente avverso la sentenza di condanna emessa in Corte d'Appello, propone appunto ricorso alla Corte di Cassazione. Vediamo sulla base di quali motivazioni. Primo, senza scendere in eccessivi tecnicismi, Tizio afferma che l'opportunità e la necessità di usare l'arma andava studiata e considerata non già sulle circostanze immediatamente precedenti ed immediatamente successive, ma sulla base dell'intera operazione di polizia giudiziaria in cui lui con i suoi colleghi erano coinvolti. In particolare la pericolosità di cui al punto precedente doveva considerarsi sulla base del fatto che gli stessi malviventi che Tizio si accingeva a fermare con la pistola erano già sfuggiti ad un primo arresto, avevano già fatto perdere le loro tracce, avevano intrapreso la fuga a grande velocità in una zona residenziale in occasione di una festa di paese. Successivamente i difensori di Tizio depositavano addirittura altri scritti difensivi ed ulteriori prove in cui emergeva che presumibilmente, stando ad una conversazione con un privato cittadino, nell'auto dei malviventi potevano essere riposte delle armi, anch'esse rubate. La presenza di armi all'interno del veicolo sarebbe quindi ulteriormente avvalorato la pericolosità almeno presunta dei malviventi stessi. Il rigetto del ricorso in Cassazione e la condanna. Il ricorso presentato da Tizio verrà totalmente rigettato e lo stesso sarà condannato alla pena già emessa in appello. Vediamo sulla base di quali motivazioni la Cassazione ha condannato Tizio. Prima di tutto la Cassazione riprende in mano quanto già stabilito dalla Corte d'Appello, evidenziando come le motivazioni che avevano giustificato la condanna siano del tutto logiche e del tutto legittime. Si evidenzia, come già abbiamo detto, che non vi fosse lo scriminante previsto dall'articolo 53 del codice penale, quindi l'esigenza di rispondere ad una violenza attuale ed immediata, oppure di vincere una resistenza dei malviventi.
Inoltre, i beni giuridici messi a repentaglio da Tizio con l'esplosione dei colpi con la pistola erano del tutto sproporzionati rispetto alla necessità di interrompere la fuga del veicolo stesso. In sostanza, Tizio sparando avrebbe messo a rischio l'incolumità di eventuali cittadini ignari ed estranei ai fatti, eventualmente presenti in loco. Si evidenzia, come già aveva fatto la Corte d'Appello, che gli agenti, in sede di identificazione degli occupanti, si erano posti al lato del veicolo. In tal caso lo stesso veicolo, seppur partito a grande velocità, non avrebbe in concreto rappresentato un pericolo per gli agenti tale da giustificare l'impiego delle armi. La Cassazione in ultimo enuclea la propria giurisprudenza, evidenziando come sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico ed acclarato, le forze dell'ordine devono utilizzare tra i mezzi di coazione a loro disposizione quello meno lesivo e che vi sia sempre proporzionalità tra l'uso di eventuali mezzi di coazione maggiormente lesivi e la minaccia in essere. Si evidenzia come, sempre sulla base della giurisprudenza della Cassazione, l'uso di armi sia nel concreto giustificato quando l'agente si trovi a dover fronteggiare eventuali resistenze attive e non passive, come la fuga appunto di un veicolo con dei malfattori dentro, i quali così facendo si sarebbero sostanzialmente limitati a mantenere il proprio stato di libertà. Riguardo l'eventuale presenza di armi a bordo del veicolo, leggiamo nella sentenza come a seguito dei rilevamenti effettuati, tali armi non siano poi mai state concretamente ritrovate.